cos'è una webserie? Il dibattito è aperto, la definizione è in costante mutamento. Se cercate webserie sul dizionario non lo trovate, non c'è accordo su questo. Pensate che addirittura la gente per strada si picchia sulla definizione di webserie. Ma allora a chi possiamo chiederlo? Chi ha l'esperienza, la saggezza, l'autorità per darci la definizione di webserie? Non lo so, è una cosa nuova, non mai sentita. Webserie? Non so. Webserie? Sì. Penso che sia un programma del web, un programma nuovo. Cioè su internet. Ma diciamo che per webserie si intende un prodotto video seriale, quindi diciamo una narrazione video ipotizzata per più puntate. Concepito per essere distribuito e fruito su una piattaforma digitale. Qual è la differenza tra una webserie e una fiction tradizionale? Che ti serve? Che una fiction è quella che vediamo in televisione? La fiction probabilmente è più uno spettacolo che va in televisione, webserie forse va sui smartphone. Come intelligente, vede? Il segreto io me lo guardo a casa, solo a casa. E i gavoni me li guardo al parco. C'è anche una differenza dei contenuti, diciamo che per lo più nella fiction si parla dei santi, nella webserie non si parla dei santi e non è pagato nessuno. La fiction la so perché la vedo in televisione, la fiction. Poi sta novità non la sapevo. La velocità di riferimento ai temi e il linguaggio. Io queste cose non le magno. Qual è la durata ottimale di una webserie? Ma diciamo quando si scarica la batteria della camera. Ecco, non molto. Le fiction durano tanto, sono noiose alla fine. Sì. Che duri tanto? No, perché il telefonino non deve durare tanto. Diciamo, non so, 10 minuti, un quarto d'ora. Io vedo quello in televisione e il film devono durare un'ora e mezza, quelli erano film. Ma invece durano quelli da 2 minuti e poi ne deve vedere 10, ce n'hai da vederne in televisione. Invece era bello uno, 2 canali e basta. Scusi, poi ripete che non... Per me? Ha mai partecipato alla produzione di una webserie? No. Io? No. Sappiamo usare a malapena il telefonino. Non abbiamo quella della famiglia non è una webserie. È stato mio fratello, ho fatto il battesimo al pupo, ma non credo quella conti come webserie, onestamente. Non credo, questa è una cosa, è un incubo. Sì. Ancora pensavo a queste cose sporche. E donna se guardano dal violo al computer. Qual è il futuro delle webserie? Morio mi via, come dice mi via. Penso che non c'è futuro perché ormai queste cose sono talmente tante e ognuno se la fa per conto suo, quindi per cui alla fine va a finire. Infatti guarda la fame nel mondo, chi l'ha portata? L'ha portata tutte queste cose qua. Ma le webserie sono il futuro. Cambieranno tutto. Cambieranno il cinema. Cambieranno la televisione? Cambieranno tutto? Pure voi? Immagino un futuro buono, però questa tecnologia c'ha i pro e i contro. Considerando che oggi la webserie viene sostanzialmente fruita di fronte allo schermo del cellulare, secondo me il futuro della webserie è fruirla sul retro del cellulare. Quindi diciamo, stiamo parlando della webserie da prodotto video, diventa una cover per l'iPhone praticamente. La stampi là sopra, costa molto di meno, è più fruibile, ha fatto un nuovo modello di business. Ma insomma, che cazzo sono queste webserie? A che cosa servono? Venite a scoprirlo a Roma Web Fest dal 25 al 27 settembre. Ok,